Un adeguamento delle tariffe previsto è ormai indifferibile, indicato dalle variazioni Istat sul costo della vita. Questo è, sembra solo questo, il motivo che ha spinto il Comune di Pescara a procedere con l'aumento della rete degli asili comunali. Ovviamente su tutto pesa anche la necessità di fare cassa, recuperando importi rimasti bloccati da anni. Noi abbiamo proceduto insieme agli uffici competenti ad operare quello che veniva indicato nel regolamento degli asili nidi, nel regolamento comunale precisamente all'articolo 24, e cioè un adeguamento al costo della vita e quindi è stato applicato un incremento considerando l'aumento del costo della vita, quindi un adeguamento Istat, prendendo in considerazione gli anni dal 2012 fino al 2020. L'incremento è stato di qualche euro a retta ed è stato un atto ponderato e condiviso con gli uffici, con l'amministrazione. Poi si è proceduto anche a limitare l'esenzione delle rette solo a chi ha un ISEE, un reddito zero e abbiamo inserito anche altri due scaglioni precisamente per i redditi che vanno da 25.000 euro a 29.000 euro e per i redditi che vanno da 29.000 euro oltre. E questo così come indicato e determinato da una delibera di giunta del 2011 a cui si è dato seguito. C'è stato anticipato che dovrebbero arrivare dei fondi da parte del Ministero. Io spero che prima possibile questi fondi arrivino. Questo aumento poteva essere spostato all'anno successivo, all'anno prossimo, magari? Allora, l'anno scorso gli asili nido sono stati pressoché chiusi causa Covid, ma ripeto, gli aumenti sono veramente di qualche euro a retta.